Temevo che Riccardo ci facesse lavorare all'esterno, invece si è mosso con passione, visto che ci vuole il canotto Ma fuori, non la Renault. dai, per un po' d'acqua, due gocce La d'acqua, siccità, no? famosa Cioè, siccità. Attenzione alla siccità, preoccupatevi già adesso. Vabbè, piove, diluvia. sì, Piove, governo infatti Lazio, oggi cosa facciamo una c'è? promozione di motoscafi. Esatto. Va bene. Scherzi a parte, oggi parliamo di Austral, ve la facciamo vedere qui, belli comodi al calduccio, nel salone di messa, nella sede di Monza, proprio Coromerate e Vimercate. Austral, grandissimo prodotto, ricchi che ci vediamo belli tranquilli, lo analizziamo. Sì, ecco il SUV, C-SUV di Renault, che è uscita da poco tempo, ricordiamo, un annetto circa. Un C-SUV che ha le caratteristiche principali di essere motorizzazioni completamente ibride, quindi solo benzina con una parte elettrica nelle due versioni, mild hybrid e full hybrid, che è un po' il cavallo di battaglia di Renault ultimamente, perché è un progetto innovativo, anche se il concetto di ibrido già lo conosciamo da diversi anni, ma che è stato leggermente rivisto e infatti Renault ha depositato più di 20 brevetti su questa motorizzazione, su questa tipologia di motorizzazione. Brevetti che parte dalla tecnologia, per esempio il nostro motore è un motore termico associato a due motori elettrici, uno che serve per la trazione, l'altro per la gestione del cambio, un cambio che è Quello molto che c'è, particolare. esatto, quello che ci avevi, intanto l'avevi sentito salutarci e mostrare tutta la Ti ha fatto parte il del dito tuo. medio, mi sembra. Non credo, no, mi vuole bene invece. Mi piace che, soprattutto che Renault, e non ne ha fatto mistero, è tornata a parlare volentieri dei propulsori dei Esatto, motori, no? Da anche proprio la uno slogan. pubblicità ha fatto una, secondo me è tornata a fare una pubblicità molto bella, dove il concetto è la vettura e non l'estetica, vettura inteso proprio come concetto di meccanica, Certo, perché certo. questo motore è veramente incredibile, una vettura che riesce veramente, so che adesso mi tireranno dietro commenti, però siamo molto a livelli anche di consumi, soprattutto nel città misto, molto vicini a un diesel. Quindi, vabbè, lo dico per... Perché no, anzi, è una bella notizia, secondo me, è da intendere sempre. Positivamente, no? Assolutamente sì, tu sai che io sono, lo dico espressamente, poi mi chiameranno, ma cosa hai detto? No, io sono amante del diesel, credo che sia uno dei motori più puliti a differenza di quello che ci stanno raccontando, e con consumi ridotti, ma guidando Austral mi sto ricredendo anche sull'ibrido di cui ero molto scettico, ti dico la No, verità. no, no, no. Lo so e ti credo perché sei una persona seria e appassionata. Dal punto di vista estetico, ragazzi, le immagini parlano chiare. È una Beh, vettura esatto. importante da qualsiasi punto di È vista la si guardi, molto molto ricercata. sportiva, muscolosa, rispecchia la nuova filosofia, la nuova design che poi abbiamo già visto su tutte le nuove Renault che stanno uscendo in questo periodo. Quindi dalla nuova firma C-Shape, il logo, la piccola banalità, il logo nuovo Renault, quindi la lusanga nuova che viene riproposta, la calandra che lo troviamo ormai su tutte le vetture, lo troviamo su Clio, lo troveremo sul nuovo Captur, la Scenic, tra l'altro auto dell'anno 2024, l'abbiamo scoperto ieri, la nuova firma luminosa, c'è tanto, tanta, tanta, Tanta sostanza e tanta roba, come tanto si studio. dice? Ok, per Esatto. questo punto non ci rimane che andare a provarla. Tu l'hai già provata, io no, per cui andiamo. Andiamo? Piove però, eh. Allora, ho preparato un Guardala, è canotto questa con... qui che proviamo, ragazzi. Quella lì. Attento, Pasqua, che ti fai malissimo. Faccio come Giacobbo. Sì, Attento, esatto. attento, Attento! Omar, attento, Bam! Omar. Bam, mi cade. Vi È quella lì porterò in un che ruolo segretissimo con i permessi specialissimi, vi farò Esatto. provare Però questa vedi, dobbiamo vettura. fare da lì, che è l'uscita del salone, fino a qui, Ma che io ho un si canotto bagna. 45 cavalli, Va così bene. anche senza patenti possiamo arrivare all'Austral Va e poi bene. saliamo a Va bordo. bene. Dai, comincio già a aprirla che non voglio stare fuori ad aspettare a Ok. bagnarmi. Andiamo. Allora, il bello di fare le prove con Ricky è che lui arriva e siccome dall'asilo gli portano a casa, Messa Junior gli porta a casa i germi proprio Sì, peggiori. Il sembra... rischio, Pasquale, è che dopo che abbiamo fatto la prova con lui, il giorno dopo siamo anche noi a casa con vomito, diarrea, mal di Ma gola, no, febbre. dai un po' di mal di... Ogni volta che veniamo c'hai qualcosa!
Hai detto pazzo. Pazzo. Il nano lì, bisogna disinfestarlo, non puoi farlo. Ma lui fa le missioni casa su Marte, porta giù i germi. Sì, ma ho capito, ma l'asilo è molto peggio di Marte. L'asilo è molto peggio di Marte. Non c'è posto con più ricettacolo di germi. Vabbè, dai, fa niente. No, ci siamo messi al timone della... Mamma mia, che roba che c'è. Ma è un disastro. Io dopo qua devo passare il motorino, lo sai. Beh, ce l'hai il salvagente. Fuoco. Fuoco. Oh, che meraviglia, che meraviglia. Qua cominciano a girare immagini. Spiega, fai lo spiegone, perché io qui guardo, ma devo guardare allora, la strada. Allora, ho messo l'immagine per spiegare come funziona l'ibrido mentre utilizziamo la vettura. Quindi in questo momento vediamo che la vettura sta andando. Beh, adesso innanzitutto il Dindin mi sta segnalando che sto andando, che c'è Pasca che è senza cintura. Ah, pensavo fosse che stavo andando più forte, no, più no, veloce no, no. Del... Okay. Quello lampeggia ma ti lascia andare. Vabbè, ok, invece Pasca, quindi, come sempre lui che fa i danni. Qui vediamo il flusso di energia che abbiamo in questo momento sul motore, quindi stiamo andando con la parte termica, adesso si è spento l'elettrico, che dà la trazione. Fra un po' vedremo che mentre la batteria si ricarica si spegnerà la parte termica e la batteria fornirà l'energia alla trazione. Classico ibrido. Qui vedi proprio il flusso dei nostri, di come la stai utilizzando te la vettura. Quindi stavamo dicendo, questo è un full hybrid da 200 cavalli, date da un 1200 benzina da 140 cavalli associato a due motori elettrici che portano la potenza totale a 200 cavalli. Con un cambio multimediale, multimodiale lo chiamano, perché è un cambio, l'ibrido non ha un vero cambio automatico, vediamo spesso CVT sulla concorrenza, noi abbiamo praticamente due cambi in uno, ecco qui che mentre deceleri, la decelerazione va a ricaricare la parte ibrida, fra poco vedo che la batteria è quasi carica, vedrai la batteria che dà la spinta, si inverte il flusso, diciamo. Esatto. Quindi stavo dicendo, ci sono due cambi insieme, perché abbiamo due rapporti per la parte elettrica e quattro rapporti per la parte termica. Questo fa sì che in totale la somma più le due parti porta ad avere 14 rapporti del cambio, quindi okay, avere la massima prestazione con i migliori consumi in ogni situazione. Poi oltre il 50% dell'acceleratore sono impostate 7 posizioni del cambio per fornire proprio le maggiori prestazioni. Quindi è veramente molto interessante il cambio che abbiamo. Tra l'altro i cambi di marcia sono veramente impercettibili. Esatto, è una cosa incredibile. Come dicevo, sono tutti ingranaggi, quindi non c'è frizione, non c'è niente. Quindi non senti il cambio di marcia, lo sentirai solo se acceleri forte, allora sentirai un minimo di cambiata, perché cambia le posizioni rapidamente degli ingranaggi che abbiamo all'interno. È impressionante, vedo che ogni tanto c'è il flusso che passa, sì, dall'elettrico al termico. Esatto. In qualche modo abbiamo anche nota la brake, che sono queste palette che trovi dietro, quelle classiche del cambio, sì, che aumentando e diminuendo, adesso con la palette di sinistra puoi aumentare, con la palette destra diminuisci, la frenata rigenerativa, quel sistema che permette di ricaricare più velocemente la parte elettrica, perché più ricarichi la parte elettrica, meno vai con la benzina, e questo permette di aumentare le prestazioni, i consumi, diminuire i consumi della tua stessa vettura. Adesso l'ho intensificata, difatti frena, basta togliere, esatto, il pedale, l'acceleratore, che la macchina rallenta. Classica cosa che rallenta la frenata, non perde velocità. Esatto, adesso EV, esce la scritta EV di fianco alla D, come vedi stiamo andando con la parte elettrica della vettura. E anche qui c'è la guida one pedal, quello che con quel sistema di frenata rigenerativa potresti guidare con un pedale solo, quindi toccare solo l'acceleratore, lasciare l'acceleratore, frenare, vedi qua la batteria sta mandando l'impulso al motore elettrico che dà la trazione alle proprie vetture. Perfetto, bello. Allora, ma è una metodologia di guida che va assimilata, è immediata, sì, per cui allora, però è meno diciamo meno complicata dell'elettrico, perché chiaramente avendo la parte termica si è tranquilli e meno invasiva. Chiaramente un attimo di giocare con le palette se si vuole per aumentare l'efficienza, ecco che diventa veramente un prodotto interessante, una macchina che riesce a fare tranquillamente
i 30 con un litro. Certo. Ricky, invece un'occhiata al resto del comparto multimediale, che è uno degli aspetti più importanti nell'acquisto di una vettura. Cioè ormai, ormai è una caratteristica, anzi se non ce l'hai sei out. Qui abbiamo 774 centimetri quadri di schermo touchscreen, quindi con tutte le informazioni. Adesso per esempio siamo sul navigatore, che lo può riportare anche sul drive display da 10 pollici, lo vediamo da 12 pollici, e un display centrale da 10 pollici e 9. Puoi anche cambiare l'impostazione del tuo drive display cambiando semplicemente questo sono motore. Sono in curva, aspetta, va bene, lo rifaccio. Aspetta, fammi fare le curve, sì, così almeno passo più che altro dal cliente, dopo passo mi dice così, no? Quella dolcezza. Che ok, vabbè. Aspetta, adesso facciamo vedere. È lui che si è mosso, vero? Sì. Vabbè. Allora, ecco, siamo un po' più sul dritto, ve lo facciamo vedere. Con View, giusto? View, ci sono quattro impostazioni, quindi ecco qua, una classica col contagiro e velocità, il navigatore che abbiamo appena visto, e questo che adesso è disattivato ti dà anche la distanza con la vettura davanti, quindi più ci avviciniamo più ti dà la distanza in secondi in base alla velocità che andiamo. Okay. E si apre il DRS dal lettore. No, sto scherzando. Sì, immagino. Intanto sto guardando tutte le altre informazioni, ci sono, ti dà chiaramente sì, la segnaletica sempre stradale. Su giù classiche, puoi cambiare anche le informazioni che hai bisogno, per esempio l'eco monitor, i consumi medi, le pressioni delle gomme, quindi quelle semplici informazioni classiche che trovi sulla vettura. Quello che abbiamo visto gigante la puoi vedere anche davanti a te. Mi piace il fatto di averlo qui davanti, sì. È molto immediato. Sì, 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 sì. Bello, bello. Senti, dotazioni, questa che allestimento è? Mi faccio capire. Questa è una Tecno, quindi di fatto è un allestimento intermedio, dove partiamo dalla alla base faccia, che alla faccia dell'intermedio. Esatto, già medio-alto. Dove abbiamo già tutti i principali sistemi di sicurezza che lo troviamo dalla base, il monitor lo troviamo dalla base, quindi sono fattori molto estetici e alcuni di contenuto, quali la pelle misto tessuto, la carica induzione del telefonino, il cruise control adattativo, sono pacchetti che si trovano di opzione sugli allestimenti inferiori. Man mano che saliamo diventa tutto di serie, quindi infatti ci sono altre tre serie addirittura oltre a quella che stiamo provando. Cavoli. La Tecno Spirit Alpine, la Iconic e la Iconic Spirit Alpine, quindi ci sono veramente altre tre versioni, sono cinque totali le versioni con due motorizzazioni, il Full Hybrid e il Mild Hybrid. Incredibile la silenziosità di marcia, qui comunque siamo a bordo del 1200 benzina, esatto. Ed è incredibile la brillantezza, è veramente anche questa è una rivoluzione, perché classici, il motore che usavamo ibridi che troviamo su Captur, Clio, Arcana è un 1600 aspirato associato sempre ai due motori elettrici, qui sull'evoluzione di quel concetto è rimettere il motore turbo benzina, che è sempre stato un must di Clio, di Renault, perché ha sempre puntato sulle basse cilindrate con una turbina a bassa pressione, l'abbiamo riportato anche sull'ibrido moderno. Questo ci fa sì per avere prestazioni molto elevate e consumi molto ridotti. Ricky, hai voglia di parlarci anche dei prezzi? Da che cifra e quanto tempo ci vuole per averla, ordinandola adesso? Allora, la cifra di ingresso, se parliamo della versione equilibrio, quindi la versione di entrata mild hybrid, è dai 27.000 euro in su. Per arrivare al full hybrid, che partiamo dalla Tecno, che parliamo dai 32.000 in su. Disponibilità, abbiamo delle forti promozioni su alcuni pronta consegna, gli ultimi che sono rimasti, se no i classici 3-4 mesi per avere la vettura personalizzata. Perfetto. Bene, un mezzo ragazzi da provare, incredibile, rimarrete come me sorpresi, non stupiti, perché ormai conosciamo la qualità di Renault, però qui rimarrete sorpresi dalle doti dinamiche, l'eleganza, il comfort di cui questa vettura è capace. Per cui l'invito è: fate un salto, non dove c'è lui, venite a Monza, lui è a Merate. Io vi picchio. No, perché lui è cattivo, brutto. Guardo come Pasqua. No, Merate, Monza e Vimercate sono le tre sedi. Sì, per il nostro sito messa.it, ci chiamate, prenotate un test drive, vi raccomando, sono il primo a farvi dire venite che vi facciamo provare le vetture per vedere cosa abbiamo, cosa vi offriamo. E che dire, siamo a disposizione per ogni vostra domanda. Perfetto, Ricky, grazie mille. Grazie a te. Ciao, alla prossima. Ciao.